Allora, no, qui ho una parte con, diciamo che qui, una panoramica veloce delle istituzioni che si occupano e che stanno cercando di spingere verso la trasformazione digitale, e sono le istituzioni di livello europeo e quelle di livello nazionale. Ovviamente ci sono anche quelle di livello locale, regionale, locale, che però per scelta non ho voluto trattare, sennò diventava una presentazione slide lunghissima. E poi le conoscete probabilmente meglio di me, nel senso che quelle venete, io non sono veneto, e quindi quelle venete magari le conoscete meglio di me. Allora, iniziamo da quelle europee, e che sono principalmente il Parlamento europeo e la Commissione europea, ovviamente. E se voi cercate sui siti di queste due istituzioni, abbiamo dei documenti importanti in cui sono fissati gli obiettivi, fissate le azioni, come le chiamano, le parole chiave, e anche ovviamente le direzioni in cui bisogna investire denaro, perché poi alla fine è quello, no? Vedremo anche quando parleremo del PNRR quanti soldi sono andati a finire sulla parte della transizione digitale. E come vedete qua, Parlamento europeo, scusate, mi sposto là in alto, ok? Il Parlamento europeo ha una pagina, vedete, con scusate, un documento pubblicato nel 2019, quindi anche lui ormai ha 4 anni, vedete, fissate le keyword di questa digital transformation, cioè gli interventi su digital single market, la digital technology, digitization, EU strategy e technological change. Però ancora più efficace e più chiara è diciamo, il documento che fissa le priorità per il quinquennio 2019-2024, che è la nuova Commissione europea, quella attualmente in carica, che poi anche lì vedete, ho detto nuova ingenuamente, ma non è più nuova, siamo già verso la fine del suo mandato. Però ecco, già nel 2019, vedete, la Commissione europea aveva stabilito queste aree di azione per un'Europa pronta per l'era digitale. E vedete, eccole qua, è un elenco, lo leggiamo velocemente, ma No, normativa europea sui semiconduttori. Scusami. è che non leggiamo bene perché la slide è un po' lontana, per cui se ce la puoi Sì, la leggo. scrivere, Ah, grazie. no, guarda, facciamo così. Oh, ottimo, perfetto, ottimo Simone. Allora, perché per fortuna il Mac ha questa fantastica funzione. Allora, normativa europea sui semiconduttori, intelligenza artificiale, strategia europea in materia di dati, strategia industriale europea, calcolo ad alte prestazioni, HPC, normativa sui mercati digitali, identità digitale europea, e poi di qua altri temi che sono contribuire alla difesa europea, la ricerca verso lo spazio, normativa sui servizi digitali, cybersicurezza, o cyber security, se vogliamo dirla all'inglese, competenze digitali, connettività e Consiglio Unione Europea-Stati Uniti per il commercio e la tecnologia. Questo vedete appunto risale a un documento del, se non me lo trovo più, la quadra. Ok, a un documento del 2019. Sempre sul sito della Commissione europea si trova anche una sezione in cui sostanzialmente si spiega agli stati membri, cioè si mette a disposizione, possiamo dire, agli stati membri un servizio di assistenza tecnica proprio, di consulenza per realizzare interventi, riforme, interventi normativi in direzione della trasformazione digitale. Vedete? Quindi, normalmente comunque gli stati membri devono legiferare all'interno delle cornici fo fornite dalle direttive europee, ma hanno comunque, in quanto stati sovrani, un'ampia autonomia, no, di scelta politica e legislativa, e quindi in questa autonomia, se vogliono un supporto da parte della Commissione europea, la Commissione europea ha creato un servizio ad hoc di assistenza. Detta la Commissione europea, attraverso lo strumento di assistenza tecnica, aiuta gli stati membri ad attuare riforme volte a liberare il potenziale di crescita digitale e ad applicare soluzioni innovative per le imprese e i cittadini, nonché a migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi pubblici. C'è da dire, ovviamente, che un po', cioè, tutte queste belle cose che stiamo leggendo sono del 2018-2019, no? Subito dopo c'è stata la pandemia, che ha, in un certo senso, frenato, fermato anche l'attività normativa su questi temi.
però, come ho spiegato prima, ha accelerato la trasformazione digitale su un altro piano che è quello umano, no? Del portare un sacco di persone a utilizzare strumenti digitali, anche persone che fino a quel momento non se ne erano mai interessate. Ecco, noi avevamo fino a, parlo al passato perché non c'è più, però fino al governo precedente, quindi fino a ottobre scorso, un ministro per l'innovazione digitale e la scusate, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Si chiamava così solo in quel governo lì, quindi nel governo Draghi, perché il ministro Colao aveva assunto appunto questa nuova denominazione. Prima si chiamava Ministro per l'innovazione tecnologica e basta, o addirittura Ministro per la funzione pubblica perché, come spiego qua nella slide, tra il 2006 e il 2019 le funzioni di questi due ministri erano state fuse in un unico ministro. Però ecco, la storia è un po' questa. Si inizia a parlare di ministro per l'innovazione tecnologica con il governo, quello, vabbè, uno dei governi Berlusconi, con il ministro Lucio Stanca nel 2001. Tra il 2006 e il 2019 le sue funzioni quindi vengono fuse con il ministro della funzione pubblica, della pubblica amministrazione, il che è già interessante, cioè pensare che la questione di innovazione tecnologica sia un tutt'uno con la gestione della cosa pubblica, ok? Quindi no, ci fa capire qual è l'approccio. Quindi gestire correttamente in modo efficiente la macchina amministrativa italiana vuol dire farla funzionare anche in un'ottica di innovazione tecnologica. Nel 2019 viene creato un dipartimento per la trasformazione digitale, quindi inizia a comparire proprio il termine trasformazione digitale e non più transizione digitale. Lo vedete qua nello screenshot che vedete qua a destra. Uno screenshot, questo è un po' vecchio perché in realtà ancora l'intestazione Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, cioè questo l'ho fatto qualche mese fa, ma il dipartimento rimane uguale. È che semplicemente qua adesso c'è un'intestazione diversa perché, come vediamo qua in fondo, attualmente non è un ministro, è un sottosegretario. È un sottosegretario alla presiden della presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, che è Alessio Butti. Cosa cambia? Insomma, concretamente non è che cambia molto. Cioè, a capo di quella struttura amministrativa, la struttura amministrativa rimane la stessa, perché anche prima, essendo ministro senza portafoglio, la struttura amministrativa era comunque quella della Presidenza del Consiglio ed era un ministro di fiducia nominato dal Presidente del Consiglio, con la differenza che sei ministro e quindi aveva un peso politico molto abbastanza maggiore rispetto a un sottosegretario. Però ecco, ad oggi l'attuale governo ha deciso di non creare un ministero di questo tipo, un ministro, scusate, non un ministero, un ministro senza portafoglio di questo tipo e di dare questa delega a un sottosegretario. Anche questa è un'indicazione politica, cioè concretamente forse non cambia poco a livello politico, però cambia molto perché dopo quasi 20 anni, anziché dopo più di 20 anni, non abbiamo un ministro che si occupa di quel tema, ma un sottosegretario che fa capo direttamente al Presidente del Consiglio. Va bene, qua vedete, ho saltato solamente questa riga che dal 2019 indirizza l'operato, cioè questo ministro e quindi adesso il sottosegretario indirizza l'operato dell'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID, e della società Pago PA. Eccola qui, l'AGID è un'agenzia pubblica istituita dal 2012 dal governo Monti, che è stata creata sostanzialmente accorpando tre enti che erano già esistenti prima. Quindi incorpora ed eredita le competenze precedentemente assegnate dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, assegnate anche a DigitPA, che era l'ex CNIPA, e al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi queste tre cose sono state accorpate in un'Agenzia per l'Italia Digitale, che è sottoposta a un indirizzo e vigilanza direttamente del Presidente del Consiglio e, se esiste, del ministro da lui delegato, oppure come nel caso attuale, da un sottosegretario. E vedete, uno dei suoi compiti è quello, vedete, di accreditare o autorizzare i soggetti pubblici o privati che svolgono talune attività in ambito digitale, ad esempio la conservazione sostitutiva, la fatturazione elettronica, i certificati digitali, la firma digitale, le marche temporali, la posta elettronica certificata, PEC, e i pagamenti della pubblica amministrazione tramite Pago PA e i suoi sistemi connessi. Quindi tutte queste funzioni vengono controllate, diciamo, sono vigilate e anche accreditate, perché a volte sono soggetti privati che
quindi soggetti di diritto privato che svolgono queste attività, si fanno accreditare dall'AGID. Questo è uno screenshot del sito dell'AGID in cui potete trovare, insomma, un po' le sue funzioni. Ecco, interessante, non l'ho mai messo in evidenza in questi giorni, difensore civico per il digitale, cioè il difensore civico è una sorta di arbitro, non so, di persona a cui vi potete rivolgere se una pubblica amministrazione con cui vi rapportate come cittadini non si comporta bene, diciamo, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, cioè non rispetta alcuni, non so, il codice di amministrazione digitale prevede che la PEC sia equiparata a tutti gli effetti alla raccomandata, alla lettera raccomandata. Io pubblica amministrazione, metto fuori un bando pubblico invece dove dico che non si può inviare il materiale via PEC e bisogna per forza mandarlo in cartaceo. Questa cosa in teoria potrebbe essere, oltre a essere oggetto di un ricorso al TAR, che è una cosa più complicata, più lunga, più costosa, ma anche una segnalazione da questo difensore civico che può intervenire. Quindi voi che siete invece nella pubblica amministrazione la vedete dall'altro lato, quindi state attenti perché questo fa un po' da cane da guardia e vi può tirare le orecchie se non siete compliant, ok? E poi arriviamo a un tema di cui si discute tanto in questi ultimi anni, in questi ultimi 2 anni, quello della Next Generation EU, che è il nuovo, potremmo dire, una sorta di nuovo piano Marshall, dove però i soldi invece di arrivare dagli Stati Uniti arrivano direttamente dall'Unione Europea, che ha messo sul piatto davvero una barca di soldi, perché erano anni che non si vedeva una pioggia di denaro arrivare dall'alto, diciamo, da un'istituzione europea. Come è successo adesso, che sono quasi 807 miliardi di euro, che poi vanno divisi ovviamente per tutti i paesi e a loro volta divisi per i vari obiettivi. Come vedete qua in basso sono questi 5, qua a sinistra, se non li vedete ve li zoom, anzi li zoom nella prossima slide, cioè vedete un futuro più verde, un futuro più digitale, che ho evidenziato perché è il tema di cui ci occupiamo, un futuro più sano, quindi l'aspetto della sanità, della salute. Un futuro più forte, un futuro più uguale. E ecco, adesso però, ok. E se noi andiamo a leggere il nostro PNRR, che è sostanzialmente il documento con cui l'Italia spiega all'Unione Europea come spenderà i soldi che le sono stati affidati, le sono stati impegnati per noi italiani, abbiamo, vedete, dall'indice sommario già capiamo che capitolo 2, le missioni, e una delle missioni è proprio quella del digitale. Vedete, 2B, le missioni, anche qua devo zoomare, immagino, eccolo. Missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. E si suddivide in tre sottomissioni, che sono digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo e poi turismo e cultura 4.0. Guardate nella slide qua a fianco quanti sono, cioè diciamo la torta è divisa per le varie mission. La mission 1, che è quella che abbiamo appena letto, si prende il 21% del denaro, che è seconda solamente alla mission 2, che è quella invece sulla transizione ecologica, rivoluzione verde. Quindi la fetta blu di questo schema è la seconda più grande, quindi un bel po' di soldi davvero messi su il tema del digitale. Ed è bizzarro che, vista questa proporzione, noi adesso non abbiamo un ministro dedicato a questo tema, però vabbè, scelte appunto politiche. Non riesco a far scorrere la slide. Ah, ok, perché non è zoomata bene. Scusate un attimo. Ok, ho finito questa parte, diciamo, sulle istituzioni. Se ci sono osservazioni. Io, come ho evidenziato anche ieri, mi piacerebbe se tu tornassi su quella slide della Commissione europea, perché è particolarmente significativo, se puoi fare uno zoom, Sì. cogliere le diverse dimensioni nelle quali poi tutto il tema della trasformazione digitale
prevede il coinvolgimento perché si spazia dal tema, ad esempio, dell'intelligenza artificiale vera e propria, al tema dell'identità digitale europea, del calcolo delle prestazioni, delle competenze digitali di cui stiamo appunto trattando anche oggi, della connettività, della normativa sui dispositivi digitali, quindi quante siano le dimensioni che poi vanno a coinvolgere. Se si va a mostrare anche la prima in alto sopra l'intelligenza artificiale, di tutta la normativa europea sui semiconduttori, adesso non per entrare negli aspetti tecnici specifici, però c'è un tema. L'indipendenza, non so se l'avete colto nell'informazione, di dipendenza dal cosiddetto hardware, quelli che sono i semiconduttori, perché attualmente di fatto sono prodotti sicuramente fuori Europa, addirittura prevalentemente al 90% in Asia, e quindi dipendono sempre più elementi che condizionano la vita perché sono presenti dappertutto i dispositivi elettronici. Prima abbiamo parlato di internet delle cose, vuol dire che c'è dell'elettronica, ma questa elettronica dove viene prodotta? E nel nostro caso, forse anche di gas in particolare, c'è il tema di Intel, che non si sa più niente, però per dirti, Simone, sai quando si parla di Intel che vorrebbe realizzare un'azienda di costruzione di un processo, appunto, qui abbiamo preso del comune, se non sbaglio, dove dovrebbe insediarsi, cioè, o meglio. Ah, ok, non sapevo. No, io, una notizia che ho letto, anche lì tutta da confermare, è che Nokia sta riprovando a produrre cellulari di alto livello, a rimettersi sul mercato come player fondamentale e vuole fare i cellulari in Europa, produrli qua. Non ti so dire però se la parte di semiconduttori, di chip, viene anche lei fatta o quella componente viene importata. E io ti parlo da uno che ha appena comprato l'automobile, ho appena dovuto cambiare l'auto, la macchina. E questo tema dei semiconduttori è veramente delicato perché i prezzi dell'automobile stanno schizzando e non si trovano, cioè la consegna delle automobili è di 9 mesi, 8 mesi, 9 mesi, e pare che uno dei problemi sia proprio quello, la scarsità di... Era per sintetizzare, poi ti ripasso la parola, per sintetizzare quanto le implicazioni della transizione digitale siano proprio a 360 gradi, che coinvolgono quindi anche aspetti produttivi veri e propri di autonomia, di capacità di non dipendenza da quello che poi è una relazione globale che vediamo quanto possa essere condizionata anche dal clima geopolitico.